i titoli in sommario. Drammatico incidente sull'A14, due morti e due feriti gravi. Tolentino in festa, concerto al Castello dell'Arancia e festa in Contrada Le Grazie. Tornano il San Severino Blues e l'Appennino Photo Festival. Per lo sport, calcio, la Maceratese vince il titolo regionale di promozione, mentre il Chiesa Nuova sfiderà i Portuali nella finale playoff. Prima categoria, Casette Verdini Cagliese, scontro decisivo per salire in promozione. Volley Lube, Gieroncic ai saluti. Basket Rutten, il pivot Tortolini lascia dopo 40 anni di agonismo. Il più cordiale e bentrovati all'appuntamento con l'informazione su Video Trentino, canale 16. Iniziamo quest'oggi con la cronaca. Drammatico incidente poco dopo le 7:30 del mattino di ieri, con il terribile bilancio di due morti e due feriti gravi, con quattro autoveicoli coinvolti all'altezza del chilometro 184 dell'A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Fano e Marotta in direzione Ancona. I tre operai della nautica di origine campana viaggiavano su una Y10. A perdere la vita sono stati un 56enne e un 32enne, padre e figlio. Sul luogo del sinistro sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, la polizia stradale ed i soccorsi meccanici, ma per i due operai non c'è stato nulla da fare. Il ferito, anche lui passeggero dell'Y10, è stato trasportato all'ospedale regionale Torrette in codice rosso. Ferita gravemente anche una donna coinvolta nell'incidente alla guida di una Toyota Yaris. Trasportata anche lei all'ospedale Torrette in prognosi riservata ma non in pericolo di vita. Nel tratto interessato al sinistro si sono registrati 3 km di coda con il traffico contingentato su una sola delle tre corsie. Un ragazzo di 33 anni stava transitando con la propria moto all'altezza del Bed and Breakfast Castel 74 di Civitanova alle 19:10 di sabato quando ha perso improvvisamente il controllo del mezzo cadendo. In breve sono sopraggiunti sul luogo dell'incidente i sanitari del 118 e la guardia medica di Civitanova che hanno trovato il motociclista privo di sensi. I medici hanno ritenuto opportuno allertare l'eliambulanza che ha trasportato il ferito al pronto soccorso degli ospedali riuniti di Ancona in codice rosso. La polizia ricostruirà la dinamica del sinistro. 79enne cade in casa, Recanati e si frattura, soccorsa in eliambulanza. L'allarme è scattato poco prima delle 13 di ieri, quando il 118 ed un'ambulanza della Croce Gialla hanno raggiunto a sirene spiegate l'abitazione della donna in via Angelo Sorgoni a Recanati. Le condizioni dell'anziana sono apparse piuttosto gravi, cosicché i sanitari hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza, che in breve è atterrata nei pressi dell'abitazione. La signora è stata quindi trasferita d'urgenza all'ospedale regionale di Torrette, dove la prognosi resta riservata. Ruba un portamonete in un negozio, poi vistosi scoperto, lo riconsegna agli agenti. Nel pomeriggio di venerdì una volante della polizia è intervenuta in un negozio di Corso Cairoli a Macerata su richiesta della titolare. La negoziante aveva riferito ai poliziotti che un uomo, dopo essere entrato in un negozio, si era impossessato di un portamonete in pelle esposto in vetrina, dandosi alla fuga a piedi. Sulla base della descrizione fisica, l'uomo, un 43enne residente in provincia, già noto alle forze dell'ordine, è stato rintracciato all'interno di un bar nelle vicinanze. Vistosi scoperto, ha consegnato spontaneamente ai poliziotti il portamonete rubato. L'oggetto è stato riconsegnato alla negoziante. Il 43enne è stato denunciato in stato di libertà. Successo di partecipanti per la passeggiata naturalistica realizzata nell'ambito del progetto Gli Appuntamenti della Salute. Sono stati più di 50 i cittadini che hanno aderito all'invito formulato dall'Acri Marche, comune di Castorano, ad una passeggiata che ha permesso di ammirare le bellezze storiche, architettoniche, ambientali e naturalistiche del borgo. Il Parco della Rimembranza, ad esempio, ha permesso ai presenti di ammirare uno splendido panorama che parte dal Monte dell'Ascensione per arrivare fino al Mare Adriatico. La passeggiata, inoltre, ha permesso di fare attività fisica e ammirare le coltivazioni agricole del territorio. All'iniziativa erano presenti il sindaco di Castorano, Graziano Fanesi, e l'assessore Marco Canali. Sabato scorso al Castello dell'Arancia si è tenuto il concerto d'estate all'Associazione Musicale Nazareno Gabrielli, città di Tolentino. Ascoltiamo il nuovo presidente Enrico Casa di Dio e il maestro Daniele Verdini. Thank you.
Concerto d'estate, un appuntamento tradizionale con il concerto di fiati Giuseppe Verdi, l'associazione musicale Nazareno Gabrielli, città di Tolentino. Dopo la pausa dovuta alla pandemia si è ritornati ad ascoltare la musica straordinaria e ad avere le grandi emozioni regalate dalla banda di Tolentino. Sì, finalmente siamo tornati in presenza, l'attività non si è mai fermata fortunatamente, tra la scuola e anche il concerto con diverse difficoltà, tutte le varie regole che ormai purtroppo sappiamo tutti che finalmente ci stiamo liberando, siamo tornati in questo bellissimo castello in presenza con un concerto veramente bello. Faccio i complimenti ai vari maestri, che Daniele Berdini che è il maestro titolare con Riccardo Brandi e Leonardo Porfiri, e a tutti i ragazzi, perché era difficile secondo me dopo diversi anni non suonare, comunque sia non vedersi, e ritornare con un repertorio del genere in presenza con il pubblico è stata una bella emozione per noi, per me anche che sono il nuovo presidente, ma soprattutto per i ragazzi che sono il cuore pulsante dell'associazione. Daniele Berdini, il maestro del concerto di fiati, dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia si è ritornati live, come si dice, con un'esibizione bellissima, con brani anche particolarmente impegnativi. Ma per me è stata un'emozione particolare dopo 2 anni di stop, cioè non è vero, abbiamo fatto l'anno scorso il San Nicola con un programma un pochino ridimensionato per forza di cose, perché purtroppo le regole... È giusto quello che ha detto Stefano, questo è stato un gruppo che ha lavorato secondo le regole più ferree, quindi c'è stata un'esecuzione un po' ridimensionata, però questa qui è stata un ritorno per me emozionante e tutti quanti erano contenti di fare anche un programma abbastanza impegnativo, e quindi sono molto contento ed emozionato ancora, ecco. Parliamo ora di politica tolentinate. Come gruppo politico civico 22 scrivono Paolo Dignani e Nicola Serrani, coordinatore e membro del direttivo di Civico 22. Vogliamo nuovamente ed ufficialmente ringraziare di cuore tutti i 723 elettori che ci hanno permesso di attestarci all'8,63%. Riponiamo infine la massima fiducia in Massimo d'Este e ci riconosciamo totalmente nelle sue parole. Non vogliamo poltroni, ma ribadiamo la centralità del nostro programma di coalizione Tolentino Città Aperta. Ribadiamo con forza che l'approccio politico e strategico della nostra lista è molto chiaro ed in linea con le parole di Massimo condivise da tutta la coalizione. Abbiamo valori inclusivi di partecipazione e dialogo che per noi non sono negoziabili. Civico 22 è in ascolto. Ed ora passiamo a San Severino. Torna l'appuntamento con il San Severino Blues Marche Festival, giunto alla 31esima edizione. 3 gli spettacoli in programma nella città di San Severino, che patrocina l'iniziativa e che ha dato i natali alla rassegna divenuta un riferimento in Italia per gli appassionati di questo genere musicale. Oltre al concerto di apertura, il 10 luglio con Eric Gales, che a maggio ha vinto il Blues Music Award 2022 come miglior chitarrista, sono in programma anche le date del 6 agosto con Neil Black and the Healers e quella finale del 21 agosto con Busty Jackson and the Mississippi Trinity. Ancora spettacolo, torna Pennino Photo Festival, Luce della Rinascita, festival dedicato al mondo della fotografia naturalistica, occasione per promuovere la cultura, la natura dei borghi dell'Appennino.
Dal 1 al 3 luglio il comune di Belforte del Chienti sarà il principale scenario di una serie di eventi che offriranno a visitatori e agli abitanti dei territori piacevoli momenti da trascorrere in piccoli e incantevoli borghi. Il festival, organizzato all'Unione Montana Monti Azzurri e affidato all'associazione Fotonica 3, che lo ha ideato e che ne cura ogni evento, è sostenuto dalla Regione Marche con il patrocinio del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, della provincia di Macerata, di Legambiente e WWF, Marche, dei comuni di Belforte del Chienti, Caldarola, Camporotondo di Fiastrone, Cessa Palombo e Serra Petrona. Venerdì 1 luglio alle 21 ci sarà inaugurazione alla presenza dell'affezionata madrina Licia Colò nella piazza di Belforte del Chienti insieme all'autorità e alla conduttrice Barbara Olmai. Si è rinnovato lo scorso weekend il rituale appuntamento con la Festa delle Grazie a Tolentino, un programma ricco di eventi musicali e stand gastronomici che ha calamitato come di consueto un vasto pubblico. Sentiamo gli organizzatori al microfono di Chiara Del Pupo. Orietta e Loredana, instancabili lavoratrici qui alla Festa delle Grazie, quanto è stato duro rifare questa edizione 2022? Sì, è stata dura perché dopo 2 anni di fermo ricominciare è stata un po' dura, però siamo un bel gruppo affiatato, tutti volontari che abbiamo voglia di stare insieme e soprattutto di divertirci tra noi e poi logicamente di far divertire gli altri e speriamo, stare bene insieme in serenità e speriamo di continuare anche per il prossimo anno. Ricco il menù che proponete nel corso di queste 3 giornate, iniziato con una cena a base di pesce. Il venerdì infatti tutto a base di pesce, avevamo l'insalata di mare, poi le tagliatelline di mare, diciamo all'arca di Noè, e poi la frittura mista e poi altre cose tipo cocomero, dolci, olive fritte, sempre di pesce, a base di pesce. Ricchi menù ma anche divertimento per i più piccoli. Sì, infatti abbiamo deciso di fare il sabato pomeriggio tutto dedicato ai bimbi. Infatti prima abbiamo fatto una lettura con Nati per leggere, poi Magica Nadia ha fatto una baby dance con i bimbi e successivamente ha fatto uno spettacolo di magia sia per i bimbi ma anche per tutti i genitori. Poi in più ci sono i gonfiabili, una ricca pesca di beneficenza, quindi che accontenta un po' tutti, sia i bimbi che gli adulti. Nutrito come sempre lo staff organizzativo qui alla Festa delle Grazie, siamo nel reparto dedicato alla cucina con la signora Giuseppina. Tanti piatti che si possono degustare quest'oggi, iniziando appunto da quella che vediamo dietro di noi. Sì, dietro di noi abbiamo una bella porchetta che di solito è molto buona. Poi per oggi, il menù di oggi è previsto gnocchi e penne alla norcina, penne alla arrabbiata. Poi anche grigliata mista e agnello allo scottadito. Agnello scottadito come avevamo anche ieri sera, sempre grigliata mista, agnello scottadito, avevamo polenta con ragù di papera e polenta con ragù di funghi, un ragù nostro particolare che è molto, molto buono, insomma, ecco. Torniamo a San Severino, tavoli da giardino per bambini donati alle scuole dell'infanzia di San Severino e Cesolo in memoria della maestra Angela Recchi, prematuramente scomparsa pochi mesi fa e ancora nel cuore di tanti amici e colleghi. L'acquisto e la donazione sono arrivati all'associazione Help SOS Salute Famiglia, di cui Angela era stata una delle colonne portanti, e i fondi sono quelli raccolti in sua memoria durante e dopo le esequie. In particolare sono stati consegnati tavolinetti e sedie da cortile per bambini a tutti e 4 i plessi dell'infanzia, Gentili, Luzio, Virgilio e Cesolo, che vanno ad integrarsi con le pavimentazioni antitrauma realizzate recentemente dall'associazione. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato i familiari di Angela,
la presidente di HELP Cristina Marcucci, la rappresentante del Consiglio d'Istituto Tiziana Ruggeri, le insegnanti responsabili dei quattro plessi dell'infanzia e altri docenti del comprensivo Venturi, retto dal professor Sandro Luciani. Sono 10 anni che Luigi Gheroni non c'è più da quel lontano 22 giugno 2012, giorno in cui un incidente in moto lo strappò all'affetto dei suoi cari. Anche quest'anno la Polisportiva Serralta dedicherà una serata alla memoria del suo indimenticato dirigente e sarà un momento particolarmente emozionante, dato che si ricorda il decennale della sua scomparsa. Dopodomani, mercoledì 22 giugno, alle 18.45, nella piazzetta del Castello di Serralta, si celebrerà la Santa Messa in suffragio, officiata da padre Luciano Genga, ex giocatore gialloblu. A seguire un piccolo convivio, saranno presenti la moglie di Gigi, Olivia, e i due figli Leonardo e Ruggero, oltre a parenti, amici, conoscenti e molti fra dirigenti e atleti del club gialloblu, compresi i protagonisti che vinsero il campionato di seconda categoria con Luigi Gheroni, già stopper di Maceratese Settempeda, che fu uno degli artefici in qualità di direttore sportivo di quella squadra di successo. Ci spostiamo a Serra Petrona, grande presenza di pubblico sia prima che dopo cena per la cerimonia inaugurale della mostra dedicata all'intellettuale marchigiano Claudio Claudi nel 50° anniversario della scomparsa. L'evento a Serra Petrona, nella cornice di Palazzo Claudi, dove la Fondazione propone un'esposizione curata da Gabriele Codoni e Ilde Cipolletti, dal titolo «Ho desiderato la felicità, ho cercato tutto, Claudio Claudi, umanista del secolo breve». Sono intervenuti il presidente Massimo Ciambotti e il poeta Davide Rondoni, fra le autorità anche l'onorevole Tullio Patassini. Dopo il taglio del nastro, al quale è intervenuto pure il professor Alberto Pellegrino, sono seguiti un buffet offerto alla Fondazione e la performance inaugurale Io sono io, quattro arti in cerchio, ispirata ad alcuni testi di Claudio Claudi, con la partecipazione di Giulia Merelli, Jenny Ceresani, danzatrice, Serena Abrami, cantautrice e Monica Del Carpio, violoncello. Apertura della stagione ippica col botto all'Ippodromo Martini di Corridonia, dove giovedì sera si sono contate 2 migliaia di spettatori per il vernissage della stagione. È stata davvero un'ottima serata, il commento del presidente del comitato corse Pietro Antonio Siciliano, con circa 2000 presenti secondo le stime delle forze dell'ordine, il ristorante panoramico gremito, i due bar interni costantemente al lavoro e con un ottimo gioco degli appassionati sul campo ed anche a livello nazionale. Dopo le tante ristrettezze che abbiamo dovuto vivere per la lotta alla pandemia, ha detto il presidente, è stata una serata che rincuora e sprona. Abbiamo avuto tante presenze da Corridonia, fra cui i due candidati sindaco Giuliana Giampaoli e Emanuele Pierantoni che si sfideranno al ballottaggio, ma anche pubblico da fuori regione. Lo spettacolo delle corse al galoppo proseguirà nei prossimi giovedì estivi. Bene, siamo giunti al meteo, poi lo sport. Il meteo di martedì 21 giugno, cielo sereno o poco nuvoloso per lievi velature in serata, precipitazioni assenti, temperature in aumento, venti deboli o moderati da sud-ovest nelle zone interne, da sud-est lungo la costa, mare poco mosso.